Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci siamo, vigilia di Monza-Juventus, 1° dicembre, ore 20:45, Opala Stadium di Monza. Monza che naviga nella metà della classifica serena con ambizioni di crescita, Juventus al secondo posto, a meno 2 dal primo e a più 9 punti sulle quinte. Questo e molto altro, la conferenza stampa di oggi di mister Massimiliano Allegri. Attenzione, state qua fino in fondo perché c'è una novità molto importante sul futuro di mister Massimiliano Allegri. Iniziate con l'iscrivervi al canale, fate il vostro dovere, grazie del like, dei commenti, della campanella per essere raggiunte ovunque voi siate. Ah, non può mancare la rubrica, come ogni video di questi tempi della serie, sotto un altro, sotto a chi tocca. Vabbè, però non è una new entry, è una conoscenza del passato. ADL ha tuonato pure lui, ossessione pure per lui. Sono pronto a fare lo stadio più bello del mondo, del pianeta, d'Italia, d'Europa, a Napoli, a patto che il sindaco, che è juventino, mi conceda di fare lo stadio, altrimenti posso andare in altre città da Caserta. In giù, pensa che il sindaco è pure juventino. ADL, ma guarda che di juventini a Napoli ce ne sono tanti, mare, ma c'è l'ossessione, il sindaco juventino e non mi dà lo stadio. E certo, come no, perché il sindaco non pensa agli interessi della città, ma pensa a non darti la possibilità di rifare lo stadio perché è juventino. Mi sembra che nei festeggiamenti dello scudetto il sindaco juventino sia stato parecchio napoletano, ma questa è sicuramente un'altra faccenda. Conferenza stampa di Massimiliano Allegri, su cui i giornalisti si sono soffermati su temi di attualità e soprattutto di futuro. Per quanto riguarda l'attualità, perché altrimenti sciupiamo tutto quello fatto finora, occhio, occhio a questa trasferta contro il Monza. Il Monza non ha mai perso in casa, ma soprattutto, come oramai sappiamo a memoria, l'anno scorso ci ha dato due belle sconfitte, una in casa loro per 1-0 e una anche all'Allianz Stadium. Noi non abbiamo fatto manco un gol e abbiamo lasciato 6 punti per strada. 6 punti delle due partite di Monza, che sentenze a parte, perché per noi ovviamente vale il campo, come deve essere in tutti gli sport del mondo, pure Gagliani lo ha ricordato in presentazione di questa partita, vale quello che si fa sul campo. Sul campo questi punti avrebbero voluto dire secondo posto abbondante e non terzo, così come invece abbiamo raggiunto, così, tanto per non dimenticare. E allora, occhio, perché è stata l'apertura di conferenza, il messaggio che sta mandando l'allenatore alla truppa è: antenne dritte, ricordatevi cosa è successo l'anno scorso col Monza e quindi dobbiamo rimettere a posto le cose, perché se no buttiamo via tutto quello che si è fatto nel post sconfitta con Sassuolo. Anche prima di giocare con il Sassuolo quest'anno, la Juventus, ricordate, no, l'inizio, il cambio, la Juve propositiva, il pressing alto, e i 3 gol a Udine, la vittoria di Empoli, la vittoria interna 3-1 contro la Lazio con la doppietta di Vlahovic e il gol di Chiesa, ed ecco Sassuolo, questa bellissima nuova Juve, mazzata sulla capa, 4 pere e a casa. E da lì abbiamo cambiato tutto, siamo dovuti ripartire con fatica, passo dopo passo, con un gruppo sempre più coeso e a disposizione dell'allenatore, e questo l'ha sottolineato oggi Allegri in conferenza stampa quando dice su Vlahovic e Chiesa, che dovrebbero partire ancora una volta titolari davanti, però prima ha giocato Ken, poi c'è stato il turno di Milik quasi sempre a partire in corsa, a dire la verità. Ma quest'anno senza coppe, dove quindi i giocatori hanno meno possibilità di giocare tutti quanti lo stesso minutaggio, Perin, che praticamente non gioca mai, è quello più a disposizione a dar consigli, ad aiutare i compagni in spogliatoio durante la partita, anche se per fuori. Esempio fatto da Allegri, come a dire: se domani non giocate, giocano Chiesa e Vlahovic, dovete stare arrabbiati perché non giocate, perché è normale che sia così, ma a disposizione, perché questo è il lavoro che ci ha portato partita dopo partita ad arrivare lì, a più 5 punti rispetto all'anno scorso, a meno 2 dalla vetta, a più 9 sulle quinte in classifica. E attenzione, che Monza vale doppio. Primo, perché i punti persi con le piccole conteranno e saranno più pesanti.
perché gli scontri diretti, dove quest'anno tra l'altro la Juventus non ha ancora perso uno e sta andando a 1000, però li puoi anche perdere, è 1x2 in uno scontro diretto. Con le piccole i punti non li devi lasciare per strada, perché sennò poi li paghi. Con le piccole o le medio piccole, senza offesa per nessuno, diciamo con quelle che non ambiscono ai traguardi delle prime quattro, i punti non li devi assolutamente lasciare per strada. Quindi Monza vale per i punti in classifica, ma per i punti anche del campionato intero, nella giornata in cui i nostri avversari che sono in testa vanno a Napoli, e poi dopo ci sarà Juve-Napoli. Nelle prossime partite, da qua alla fine del girone di andata, quindi Allegri ce l'ha quel pensiero, abbiamo 4 trasferte su 6, Monza, Genoa, Frosinone e Salernitana, e in casa giochiamo col Napoli l'8 dicembre e con la Roma il 30 di dicembre. 2 scontri diretti in casa e 4 trasferte più insidiose fuori casa, perché è lì dove non dobbiamo assolutamente cadere. Ecco allora che su Locatelli decide praticamente domani, c'è l'allenamento di oggi e poi domani, perché comunque è sì subentrata Nicolussi Caviglia, ma ovviamente dipende dalla soglia del dolore, perché non è risolto il problema alla costa, non va via così. Nicolussi Caviglia probabilmente non avrà la seconda chance consecutiva, perché non giocava da tantissimo tempo, quindi già ha avuto questo scenario, questo impatto importante che ha anche un po' subito, quindi vedremo quali saranno le scelte di centrocampo. Danilo e Alexandro sono a disposizione, ma secondo me non partono dal primo minuto, quindi potremmo vedere ancora Gatti, Bremer e Rugani. E poi arriviamo al piatto forte della conferenza stampa. Voglio farvi ascoltare la voce di Massimiliano Allegri alla domanda sul vociferare di questi giorni sul suo futuro. Ma di solito verso questi periodi si parla sempre del futuro mio, cioè parlano. Io ho un contratto con la Juventus fino al 2025 e stiamo lavorando insieme bene per quello che sarà il futuro della Juventus, ma non nel prossimo anno, nei prossimi anni, per il futuro del club. Ho imparato, io con i nuovi dirigenti vado molto d'accordo, sia con l'amministratore delegato Scalavino, con la proprietà ormai sono i rapporti da 10 anni, il nuovo direttore sportivo Giuntoli, Manna, quindi c'è una buona armonia per creare con tutto il settore giovanile, a cui tengo molto, per far sì che la Juventus abbia un futuro importante. Perché una cosa che ho imparato quando sono arrivato nel 2014 è che dalla Juventus passano gli uomini, ma la Juventus rimane il DNA della Juventus. Nella Juventus bisogna stare zitti, tenere il profilo basso e lavorare. Zitti, profilo basso e lavorare. Ecco la Juventus che non protesta e non si lamenta alla fine delle partite. Ma soprattutto, attenzione ragazzi, perché noi ci focalizziamo sempre sulla partita, sul risultato, sulla posizione in campionato, e ovviamente noi dibattiamo su questi temi e ci dimentichiamo di ragionare ad ampio respiro, a 360 gradi. Allegri in questa risposta dice e sottolinea 2 aspetti. Il primo è l'ambiente, e quindi va d'accordo con Giuntoli, che era quello, no, che doveva arrivare, o io a lei. Ha lavorato e lavora con il settore giovanile, ha fatto bene con Manna, soprattutto in grandi rapporti da 10 anni con la proprietà. E il secondo aspetto è la temporalità della scadenza contrattuale legata al più in là. Perché lui dice, ho un contratto fino al 2025, quindi quest'anno è il prossimo, visto che le voci, no, di queste ore, di Conte, quest'estate a giugno, quest'anno è il prossimo. E il lavoro del settore giovanile, a cui teniamo molto per garantire la Juve, stiamo lavorando insieme tutti per il futuro, fa intendere, io ve lo dico, poi commentate voi ovviamente, ditemelo su, fa intendere, e non è stato
anche il tono, così, non era come le altre volte, non dico stizzito, però infastidito dalla solita domanda sul contratto, era molto sereno, molto tranquillo. E la risposta che ha dato fa intendere che non solo quest'anno e l'anno prossimo che finisce il contratto, ma che stanno lavorando per prolungarlo. C'è la possibilità molto seria, perché questa proprietà, che non è nuova, però è nuova nel suo consiglio di amministrazione, ha preso un'altra via, questa proprietà di John Elkann, congiunto di direttore tecnico, e Scanavino, che ha nominato Allegri amministratore delegato e Ferrero presidente, ha non solo un mandato di governo tecnico in questi 3 anni, ma ha un mandato di ricostruzione generale della Juventus. E hanno tutti loro individuato in Massimiliano Allegri l'uomo che ha il DNA Juventus, zitti e lavorare. Per cui c'è la serissima possibilità che Allegri non solo concluda il suo mandato del 2025, ma vada più in là. Ditemi la vostra e come avete appreso questo tipo di risposta. Attenzione, attenzione, che dal punto di vista delle novità VAR, ve lo dico già in anticipo, stanno studiando l'intelligenza artificiale, fra un po' la partita l'arbitrerà il computer, perché il prossimo protocollo VAR varrà per tutti gli episodi, non solo per il rigore, il rosso, lo scambio di identità, il gol in fuorigioco, il gol, tutti gli episodi, tutti. Intelligenza artificiale. Ce ne andiamo tutti a casa. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campana.